Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Laura è un'insegnante della sua scuola, come lei sa. È un'insegnante, ma guardi, non si è mai sentita di nulla, è apprezzatissima dai genitori. Laura è una persona molto tranquilla. Lei è la preside della scuola dove lavora, Laura Bonafede. La incontriamo in via informale per pianificare un'intervista. Ci riceve nel suo studio, dove campeggia una foto dei giudici Falcone e Borsellino. Ha avuto la grossa disgrazia, insomma, di questo papà. Che e anche il marito, no? E il marito purtroppo è un castro. Ma quello che si dice è che comunque, insomma, la famiglia l'ha rovinata, perché l'ha baciata, poi ha fatto della nipotina, ho letto pure io le cose di Martina, Gentile si chiama. Come? Ma insomma sono cose che si dicono, ma e se le dicessi invece che Martina non ha mai preso le distanze, anzi su Facebook ha addirittura la foto del padrino? Addirittura? Io queste cose me le dovete fare vedere su Martina. Martina Gentile, mi ha detto che la conosce. Martina Gentile, sì, ma non è che sono amica sua su Facebook. Ah no, ma siete amici? Mi scusi. No, siete amici. Siamo amici, sì. È questo che... Questo è il padrino. Diciamo, se lo metto io il padrino, può essere una cosa anche una da ridere. Una cosa così, ha ragione. Se lo mette la nipote di Bonafede e la figlia di Gentile. Sì, 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 sì. Abbia pazienza. Sarebbe bello sentir dire a Laura quelle cose che ha detto Messina Denaro non sono vere, mi fanno schifo, io ai ragazzi devo insegnare tutto. Anche loro, cioè la mia, se voi andate a vedere sul nostro profilo, cioè fanno legalità, fanno tutto. Nel nostro primo incontro, quindi, la preside sembra d'accordo con noi. Sarebbe opportuno che Laura prendesse le distanze dalle parole di Matteo Messina Denaro. Torniamo da lei per l'intervista ufficiale e scopriamo che poco prima di incontrarci ha parlato proprio con Laura Bonafede. Io con Laura ci ho parlato, anche perché ho parlato se voleva essere presente qui con noi a fare l'intervista. Mi ha detto: preside, non me la sento, anche perché comunque avevo un impegno di natura, insomma, sulla salute. Ma stavolta però sembra avere una visione leggermente diversa sulla vicenda. Mi stupirebbe, insomma, che voi potreste gettare del fango su una persona che lavora in tutta serietà, perché il pregiudizio è quello che a me dà fastidio. Però secondo me, guardi, lei dice pregiudizio, non c'è nessun pregiudizio, non mi faccia passare per quello che sta puntando il dito. Io adesso le parlo, se vuole, da siciliano. A me rompe le scatole, mi sono rotto le scatole di vedere sempre che succedano cose di cui nessuno se ne accorga o si prenda le responsabilità. Adesso non stiamo parlando di alcune galline rubate o di un assenteista che timbra e va al supermercato. Ma guardi, siamo una scuola, un insegnante. Dico quello che Laura fa con i suoi bambini, i diritti, la pace, le poesie sulle regole. Non mi sta facendo vedere veramente i disegnini dei bambini, preside. E questo è quello che fanno, sì, dentro la scuola. Ma lei con Laura ci ha parlato? Io con Laura ci ho parlato, anche diciamo, chiesto a Laura che mi mandasse, ecco, un suo scritto. Lo sto leggendo io per la prima volta. Ecco, Silvio, questo scritto